visto che gli ultimi tre anni sono stati degli anni cruciali perché il globalismo ha tirato i cordoni del sacco e ha deciso di affrontarci direttamente a viso scoperto. In questo senso il fatto che leggi speciali Conte, il discorso di Draghi, proprio un capo, uno che viene dal mondo della finanza, nominato senza essere eletto a capo del governo, ce l'ha ricevuto. Questi hanno deciso di giocare a volto scoperto, non c'è più mediazione. Oggi una guerra che ci coinvolge, cioè, soldi che vanno via, non ci sono soldi in Italia per nulla. Beh, che dire, io posso solo che dire che presentarvi il nostro amico Orazio Permiani. Orazio Permiani viene da decenni anche lui di militanza in varie strutture, sempre da uomo libero, da libero pensatore. Insieme a Giorgio Vitali ed altri hanno fondato Alba Mediterranea, un'associazione culturale molto presente in rete, con forti dibattiti in rete, una forte visualizzazione, che si è occupata in modo civile, lo ripetiamo, non violento, perché qualcuno deve sentire, permettimi Orazio, di fare un'opposizione radicale a questo sistema, partendo da alcune battaglie che conosco bene, che abbiamo affrontato sia su Rinascita, dove io scrivevo, che loro, prima di tutto contro il signoraggio, contro l'euro, contro la comunità europea, ma anche contro l'omnipervadenza del sistema globalista in tutte le sue espressioni, NATO in primis. Giorgio e il nostro amico Orazio hanno effettuato un'altra azione non violenta fondata su decine e decine di azioni giudiziarie, perché si può anche combattere con legalità, ma non c'è bisogno di spaccare tutto, rompere, distruggere o sparare addosso alle persone. Si può anche affrontare con legalità la cosa, denunciando, hanno denunciato decine e centinaia di persone, presidenti del Consiglio, presidenti della Repubblica, Mario Draghi, da lui mandato a quel paese una volta durante un pubblico dibattito, e tanti altri, il Papa incluso. Beh, io credo che più di tanto non posso parlare, spetta adesso a Orazio parlare, io rilascio al nostro amico qua. Sì, volevo leggere qualcosa, ma prendendo spunto da degli incipiti che mi ha dato adesso Umberto, diciamo, faccio una breve prelusione, e cioè abbiamo fatto una serie di azioni legali a tutti i livelli, dal TAR a tutti i tribunali di ordine, di vario ordine e grado, e avendo anche, nonostante i muri di gomma innalzati nel corso degli anni da tutte le grandi prepotenze, le voglio chiamare così, istituzionali e non istituzionali, abbiamo comunque portato a casa una serie di successi originariamente inaspettati, anche fra l'altro. Uno ne enumero alcuni in modo da rendere consapevoli quelli che ci ascoltano che effettivamente, nonostante l'idea diffusa che lottare contro il potere è come lottare contro i mulini a vento, in realtà se si attacca in maniera decisa il potere si può riuscire anche a sletorarlo, magari non in maniera definitiva, ma comunque con degli intervalli che possono dare, diciamo, spazio e possibilità di rigenerare alcune modalità e quindi prendere la guida di una qualche opposizione costruttiva e creativa. Ad esempio, abbiamo costretto alle dimissioni la signora Federica Guidi, che uno non se la ricorda perché i governi passano abbastanza rapidamente, ma è stato ministro dell'industria sotto il governo Conte 1. E questa signora stava cercando di truffare i cittadini italiani tutti con la fornitura di 34 milioni di contatori farlocchi, come si dice a Roma, cioè fuori legge, che aveva inizialmente una gara, non potendola fare perché c'era un conflitto di interessi diabolico, perché essendo amministratore delegato della Ducati Elettronica non poteva fare la gara, ma per di più ha pure vinto. Perché? Perché ha licenziato i 400 dipendenti che aveva a San Lazzaro di Saviena a Bologna, delocalizzandola in Slovenia, perché lì pagava più o meno 5 volte di meno gli operai. Poi, non contenta, una volta vinta la gara, perché guarda caso vince proprio lei, ma ha vinto perché ha fatto l'offerta con i parametri del costo del lavoro della Slovenia.
E a quel punto ha deciso bene di fare ancora meglio, e cioè di andare a far produrre i contatori elettronici addirittura in Cina, con il marchio CE, che non sta a significare Comunità Europea, ma China Export. Così, tanto per capire con chi abbiamo a che fare, i nostri ministri che fanno queste porcate qua, a danno dei soldi, e poi con dei costi aggiuntivi inenarrabili. Almeno ci avesse fatto pagare al costo della Cina, un contatore avrebbe costato, che ne so, 10 euro, e andava anche bene al limite, no? Se fossero stati tarati regolarmente, eccetera, eccetera, tutte cose che non hanno fatto. Questa è solo un'altra, diciamo, soddisfazione importante ce l'abbiamo avuta con la messa sotto processo della Banca d'Italia da parte di varie. Noi c'erano anche altri soggetti giuridici e associativi che hanno contribuito, non eravamo solo noi, eravamo in vari gruppi, e abbiamo fatto condannare i direttori delle agenzie di rating italiane al risarcimento allo Stato italiano di 150 miliardi di euro, cosa che poi ovviamente in primo grado è stata fatta. Abbiamo fatto anche amicizia col giudice che si chiama Michele Ruggero, che è un carissimo amico, e che però è stato estromesso dal condurre il giudizio d'appello perché, guarda caso, la magistratura milanese ha voluto avocare a sé il procedimento togliendolo all'amico Michele Ruggero. Cioè, così di fatto, deviando il tutto, modificando il tutto, e plasmando sotto la loro egida appunto tutto diciamo, l'aspetto definitivo che poi ha avuto, per cui ovviamente sono stati discolpati del loro reato, non hanno risarcito niente a nessuno e così via. Un'altra grande soddisfazione tuttora in corso è quella di aver fatto mettere sotto processo la Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e le banche commerciali italiane, tutte coinvolte in una truffa che poi ne parliamo all'interno del libro, accenno a alcuni passi, che ovviamente sottraggono da una parte risorse all'economia reale, sottraggono il potere di acquisto delle monete e sottraggono soprattutto il controllo da parte dello Stato all'operato della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia, cosa che invece è garantita, dopo lo cito, dall'articolo 47 della Costituzione. Cioè, la Banca d'Italia è stata messa lì da fare da salvaguardia e da guardiano feroce affinché queste problematiche che dopo le leggo non avvenissero. E invece no, hanno modificato il trattato europeo, hanno modificato alcuni trattati internazionali, hanno modificato il testo unico bancario, eccetera, 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 e ci hanno condotto a questa situazione attuale. E adesso leggo qualche cosa. Questo lo volevo leggere come prefazione, ma a questo punto diciamo, la vicenda ha preso un abbrivio diverso, per cui parliamo d'altro. Allora, in questo libro sono elencati, come fosse una specie di antologia letteraria, 26 casi di quelle querele che noi abbiamo fatto, ho perso il conto attorno agli 800 più o meno, contro, come diceva appunto Umberto, tutti i Presidenti della Repubblica, nessuno escluso, anche quello della Commissione Costituente che era il Capo dello Stato e non Presidente della Repubblica, che tu lo sai, no? Perché tutto parte, allora, facciamo un attimo una digressione ulteriore, tutto parte dalla sconfitta e del Trattato Internazionale che se per la oddio non mi viene la parola per la ratifica della resa incondizionata. Noi non abbiamo firmato un armistizio come tutti i giornali e tutte le televisioni da sempre, da 80 anni e passa, hanno continuato a affermare. Non abbiamo fatto un armistizio, abbiamo fatto un atto di resa incondizionata, che è una cosa, diciamo, giuridicamente, internazionalmente del tutto differente, con tutta una serie di tasselli che
organizzano questa semplice dicitura, che è di una devianza intellettuale, culturale, eccetera, inammissibile, inaccettabile. Allora, tutto parte dagli incontri segreti che ci sono stati in varie occasioni a partire dal 1942, quando a Gibilterra, a Lisbona, eccetera, ci sono state una serie di incontri diciamo di vari rappresentanti dei vari poteri istituzionali e non istituzionali italiani, che cercavano di trovare una mediazione, perché il progetto di questa gente qua era quella di smantellare il sistema mettendo a capo di un nuovo governo qualcuno che non fosse Benito Mussolini, perché Mussolini, con tutti i difetti della persona che noi conosciamo bene, e lo conosciamo bene, però aveva comunque le palle, scusate l'espressione, ma così si capisce bene, perché questa persona non avrebbe mai accettato un diktat da parte soprattutto dagli atlantisti anglosassoni in particolare, ricordiamocelo sempre. Quindi queste manifestazioni, questi contropoteri rispetto a quelli istituzionali, e anche quelli istituzionali però non rappresentanti le istituzioni in quel momento lì, cercavano questo accordo. Alla fine l'accordo, dopo averci malterrato per bene, averci fatto diciamo, perdere una serie di battaglie navali, avendo tutta una serie di circostanze che andare a ricordarle tutte sarebbe impresa ardua e improba, a un certo punto la situazione era degenerata tanto che diventava gioco forza tentare di cercare un accordo, una pace separata rispetto alla Germania. Da lì a Cassibile, il 24 giugno, ci fu questo incontro che non è storico, ma tutti noi lo sappiamo, noi che ci occupiamo di storia. Cassibile è un paesino dove c'è una bellissima abbazia benedettina, dove questi 14 congiurati si sono riuniti in questa occasione e hanno determinato le scelte e hanno deciso e stabilito cosa si doveva fare a livello istituzionale, quello imprenditoriale e così via, ecclesiastico, culturale, religioso, eccetera. Da lì tutta una serie di cose che non sto a dire degressive, andando in situazioni di deficit, di passivo istituzionale e quant'altro, per cui fortunatamente la mafia è intervenuta, perché era presente anche lì, ha fatto tutto quello che poteva fare per agevolare lo sbarco a Gela, ad Agrigento Gela, e da lì poi il progressivo avanzare nel territorio italiano fino a giungere allo sbarco di Anzio, quando da lì c'è stata tutta una serie di prese di posizione importanti, perché contemporaneamente si svolgeva anche l'incontro di Yalta, e da lì tutta una serie di parabole, di derivate, eccetera, che è inutile andare a raccontare, sennò degradiamo troppo. E comunque da lì è cominciata la sconfitta ufficiale e anche la riduzione dei diritti, delle sovranità italiane. Tutto nasce da lì, perché se noi avessimo vinto la seconda guerra mondiale non saremmo a queste condizioni, dovrebbe parere a tutti, no? Evidente. E allora andiamo ad analizzare le cose che nel corso degli anni palesemente ci sono state sottratte. Ma il bello o il pessimo di questa situazione è che noi, i nostri rappresentanti, cioè quelli che dovrebbero fare da contraltare, da punto fermo di presa di posizione, di guardiani del faro, cioè quelli che controllano tutto e che dovrebbero impedire il tutto, in realtà si sono tutti fatti comprare dallo straniero, tutti, non qualcuno sì, qualcuno no. Pertini, che è stato il presidente degli italiani, per primo. Un delinquente di prima tacca, c'è qualcuno che lo sa, un delinquente che doveva essere messo al muro una decina di volte, non qualcuna. Qua basta ricordare l'episodio dell'attrice famosissima Teresa lui ha detto uccidetela, l'ha ordinato lui, perché c'era il responsabile che stava lì di fronte alla ferita, che diceva che dobbiamo fare, uccidila.
una donna semplice che faceva l'attrice, non c'aveva nessun interesse politico in gioco, non aveva mai fatto politica, però siccome era amica degli amici doveva dare un esempio. Questa gente qui ci abbiamo avuto al governo e ci abbiamo al governo. Perché è uno Osvaldo Valenti e allora, dico una cosa che non so se lui la conosce o meno, ma è importante, qui non la dico, ma lo dico in un futuro libro, lo dirò in un futuro libro che è praticamente la fotocopia di questo, che è il proseguio di questo, perché le cose da dire sono talmente tante che in un libro solo, nonostante pesi un chilo, in un libro solo non ci si riesce. Il signor Pertini è stato quello che con la legge 157 del 1985 ha permesso l'ingresso dei prestatori istituzionalizzati delle banche straniere a comprare i titoli di debito pubblico italiano, perché fino ad allora il debito pubblico italiano era come in Giappone, ce l'avevano i cittadini, 70% delle emissioni dei BOT e dei CCT era in mano ai cittadini. Mio padre, che nel poveraccio era un funzionario, un impiegato, anzi manco un funzionario, campava la famiglia da solo comunque, quindi una persona una volta, un padre di famiglia poteva tranquillamente campare una persona di 4, 5, 6 persone lavorando una sola persona in famiglia, cosa che oggi non è più possibile, che se siete in tre, cioè due genitori e il figlio, perché di più non te li puoi permettere, i due genitori devono tutti e due lavorare, perché sennò non ti mantieni più. Allora, per tornare al discorso, io ho perso il filo, e quindi il debito pubblico italiano non è stato più comprato dalle famiglie italiane, dai cittadini italiani, ma è stato principalmente comprato dalle banche di investimento straniere. Su 20, sono sempre 20, a partire dal 1991, quando è stato liberato, allora la legge del 1985, ci sono state tutta una serie di intoppi giuridici da sistemare, dal punto di vista loro ovviamente, che andavano messi a punto perché altrimenti era troppo smaccato, troppo illegale, la questione non si sarebbe potuto fare. Allora hanno dovuto fare una serie di leggi cercando di far diventare legale quello che umanamente è illegale. E continua a essere illegale, però hanno fatto una legge, no, come in tante occasioni, no? In tante occasioni continuano a fare leggi addirittura incostituzionali e che continuano tranquillamente a sperperare la sovranità dei cittadini italiani. E in quel caso specifico, nell'85, Pertini fu quello che non ratificò una legge del Parlamento, ma fece un bel DPR del Presidente della Repubblica, che non gli è poi di niente a quel punto, il Parlamento a quel punto viene completamente esautorato, può dire alla fine sì o no per ratificare la questione che era già avvenuta, no? E allora, quindi lui è stato uno dei massimi traditori della patria. Ma viene considerato uno dei migliori presidenti. Beh, dopo ne parliamo. Non interlocchiamo, poi vi lasciamo tutto il tempo che volete per discutere, anche perché io qui ho sottolineato una serie di eventi che volevo citare, ma andremo troppo alle lunghe, sinceramente è come andare andare col coltello sulla ferita, a rimuginare la ferita, perché c'è il rischio, ecco, che poi fai anche peggio. Allora, però parlare del signoraggio, a me interesserebbe molto questo, noi cominciamo proprio col signoraggio, è stata una delle battaglie. Allora, questi 26 capitoli, i primi 3 capitoli o 4, adesso non mi ricordo più perché l'ho scritto già un po' di tempo fa, parlano proprio delle truffe fatte dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca Centrale Banca Italia e dalle banche commerciali. Allora, il signoraggio, in realtà si chiama signoraggio, lo dico così molto, molto abbozzata la questione, perché la questione qua nel libro trovare di tutto e di più, più chiaro di così si muore. Allora, una cosa importante, queste cose qua che ho scritto qua io e Giorgio come consulente, li abbiamo depositate come querele, 26 querele qua, ne abbiamo depositate qualche centinaio,
stiamo aspettando che ancora qualcuno, dopo aver querelato Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, viceministri, ministri, eccetera, stiamo aspettando che qualcuno ci quereli per diffamazione, no? Che senti sui giornali, no, l'abbiamo querelato per diffamazione. Io lo aspetto al varco. L'abbiamo fatto perché, visto che noi le denunce non ce le accettano, in pratica per la maggior parte vengono archiviate, aspettiamo che qualcuno ci denunci per diffamazione o calunnia, in modo che poi andiamo in tribunale e, come ho fatto, dimostrato in tante occasioni sotto processo, io sotto processo, alla fine ho vinto. Non solo non avevo commesso nessun reato, ma ho costretto della gente a chiedermi perdono. Io non sono così, diciamo, sono furente, no? Però sono anche uno tollerante, molto tollerante, perché cerco sempre una via di salvataggio in qualche modo, diciamo, disponibile, anche quando non se ne percepiscono l'esistenza, si percepisce l'esistenza. Ecco, scusate. E allora leggo qualche passo. Allora, parlo della legge 130/1999, che è una legge fatta proprio su misura, proprio un abito su misura per le banche e le finanziarie. Allora, leggo alcuni passaggi perché tutto è veramente complicato. Non so se si riesce a capire, ma qualcosa penso di sì. Mentre prima il credito certo e libero andava dimostrato in tribunale per poter agire contro il debitore, ora diventava certo e libero su semplice dichiarazione della banca, mentre prima era vietato cedere un credito a terzi senza il consenso del debitore. Sembra una banalità questa, diciamo, ma questo ha rovinato centinaia di migliaia di persone. Questo trafiletto l'ho letto io, perché il rapporto con le banche è sempre un rapporto fra due aderenti al negozio giuridico, no? E tu scrivi su un contratto, su un trattato, su qualche cosa, un testo, e quel testo lì fa da base del rapporto fra i due. Allora, se prima il direttore della banca aveva l'obbligo di andare a tentare tutta una serie di tentativi di riscossione di vario genere, non faccio l'elenco perché è troppo lungo, e poi alla fine di tutti questi tentativi doveva andare in tribunale a dire l'ordine giudiziario e cominciare a fare un procedimento per verificare se era vero o meno che gli doveva dare i soldi il debitore, no? Perché le banche, poi dopo vi racconto un episodio che è molto significativo. Insomma, fatto sta che prima dovevano appunto essere certificato in maniera assoluta e determinata la veridicità del credito, diciamo, esigito, no? Esigibile, ecco, non mi viene. E quindi tutta una serie di procedure. Adesso no, con questo testo della legge 130/1999 è possibile per un bancario, non il direttore di banca, ma addirittura uno sportellista che gli state qua sul gosso e vi vuole rovinare, basta semplicemente che mette la sua firma su un documento in cui dichiara che voi siete insolventi, un debitore insolvente, e quello diventa immediatamente lecito ed esigibile. Lecito ed esigibile, cioè certo e libero. Una riscossione immediata come era prima, per cui la banca doveva dimostrare, prima muovere un'azione, tutto, la banca lo può fare direttamente adesso con questa maledetta legge. Quindi capiamo quale strumento. No, ma non solo, non solo. Adesso lascio a, allora. Questo è un po' più complicato, ma così poi anche crearono, quindi, in base a questa legge 130, delle SRL con capitale di 20 milioni di lire, che è il minimo contrattuale, diciamo così, ecco, nominale, alle quali vendettero crediti per migliaia di miliardi di lire. Parliamo di circa 600.000 miliardi di vecchie lire, c'hai l'idea? Erano tutti crediti inesigibili oramai, che le banche non riuscivano a incassare in nessun modo, si sono inventati questa legge. Allora, questa legge dice alle quali vendettero crediti per miliardi di lire, gli ipotecari, cioè i crediti ipotecari al 40% del loro valore nominale, e i chirografari al 10% del loro valore nominale,
che pagarono con delle obbligazioni, le banche non tirano mai fuori i soldi, mai, ricordatevelo, cioè con delle cambiali, nobilitate magari col nome di derivati e di hedge fund, cambiali che erano garantite dal credito acquistato e che rimaneva al 100% nei riguardi del ignaro venditore, cioè che creditore, cioè che significava che le banche avevano, che ne so, 10 milioni di credito che dovevano avere da uno e quello non glieli dava per mille motivi, magari non glieli doveva proprio dare, ma diciamo pure che gli doveva dare, questi 10 milioni rimanevano sempre 10 milioni per lui, più tutti gli interessi, le more e tutti i vari agi dell'incasso, eccetera, ma la banca in realtà li pagava addirittura il 3%, qua non lo scrivo perché è successo dopo quello che ho saputo, 3%, cioè vendeva da una parte il 3% alla banca, alla sua società, alla SRL che aveva creato, la quale banca si assorbiva i debiti, però, e la banca non c'aveva più nel conto del negozio, diciamo, nel conto della contabilità fiscale quei 10 milioni, per cui non pagava più tassa su 10 milioni. Non so se è chiaro il concetto, non solo guadagnava nel momento in cui, poi dopo, perché non finisce qua, in un secondo momento che poi dopo vi leggo, ma addirittura risparmiava le tasse su quell'importo, quindi aveva già guadagnato solo con evitare la tassazione. Allora andiamo avanti. Insomma, le banche vendettero a se stessi i crediti sottraendo al fisco tra il 40 e il 90% dell'imponibile, ma il credito rimaneva al 100% certo e libero in quota ad una società di proprietà della stessa banca, che però non ci pagava le tasse perché nella messa a bilancio a questo attivo si sottraeva il passivo delle obbligazioni emesse, perché per comprare avevano emesso delle obbligazioni, e per di più le banche avevano già recuperato fiscalmente questi crediti perché avevano già conseguito il beneficio degli ammortamenti attraverso il deposito degli accantonamenti annuali e al fondo di svalutazione crediti, eccetera eccetera. Tralascio posso fare una piccola chiosa. Questa piccola vicenda narrata dall'amico Razio ci fa vedere in grande cosa è successo nella finanza internazionale negli anni 90 e 2000, quando Bill Cerniera Svelta Clinton, il presidente, no, famoso, ha liberalizzato proprio l'acquisto dei junk bonds, cioè di titoli fondati su niente, sul debito, su carta. Quindi tu potevi anche, hanno tolto la distinzione tra banche commerciali e certo, quello è l'inghippo più grosso. E hanno permesso che tu possa mettere sul mercato dei titoli dietro cui non c'è niente, o i debiti cavoli degli altri, per cui se quello non pagava tu facevi così, oppure dei titoli che non esistevano. Quindi la truffa colossale, che prima non c'era perché c'era un controllo sulla finanza, la perdi tu e metti un titolo cartaceo di valore zero o che vale su quello che tu dovresti dare e che non dare mai, e quindi tu quando andavi a riscuotere non prendevi niente se quello lo pagava. Ecco perché ci sono state le bolle speculative, a parte del 29, ma quella del 2008 e quelle altre prima sono state tutte dovute a questo. Signora, grazie, prego, scusa. No, ci mancherebbe, io stavo allora. Tanto per dire un'altra cialtroneria che hanno fatto con questa legge, appunto come dicevo prima, in pratica si è esautorato il magistrato, cioè quello che deve stabilire se tu davvero gli devi dare soldi o meno, che deve prendere per vero quello che dichiara la banca senza poter controllare le strutture contabili, fra l'altro. Significa che la banca, su sua semplice dichiarazione, ottiene un decreto ingiuntivo e se voi non pagate quello che chiede, automaticamente ottiene un precetto, cioè vi obbliga a pagare, e se ancora non pagate ottiene il pignoramento, cioè si appropria provvisoriamente dei vostri beni, casa, stipendio, depositi bancari, eccetera, e dopo l'udienza di convalida se li vende all'asta, chiaro? Ottenendo un pignoramento dei beni prima ancora il presunto debitore possa far vedere, prima ancora che il presunto debitore possa far valere le sue ragioni al giudice, lo mette in condizioni di sudditanza. Il malcapitato si trova con una casa, con la casa di fatto sequestrata, i conti correnti bloccati, e quindi non può prelevare niente, i soldi che gli entrano è come se non li avessi, e questo per mesi e mesi. E dopo questo, che già sarebbe abbastanza, il TUB, il testo unico bancario, introduce un'altra novità.
modifica la regolamentazione della cessione dei crediti, aggiungendo altro potere allo strapotere, e si è potuta costruire una cosiddetta finanza tossica. Articolo 58 del testo unico bancario. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire norme integrative di pubblicità. Questo è un altro trafiletto che uno dice, ma che significa? No, questo è determinante. Cioè, praticamente, quello che la banca pretende di incassare, che dichiara che è dovuto a lei, in realtà poi se lo può pure vendere il factoring, si chiama... Factoring, cioè questo factoring la gente non lo sa, ma il creditore può vendersi il suo credito, il debito per il debitore, a prescindere da qualunque vincolo, a prescindere da qualunque modalità, a prescindere da qualunque strategia che una volta era obbligata. Adesso non è più, allora quello che succedeva una volta, vi arrivava l'ufficiale giudiziario e vi faceva la notifica, come qualunque atto giudiziario, no? Quindi voi lo sapevate che c'era la banca, XY, che aveva la volontà di voler vendere il vostro credito e ti diceva, guarda, lo sto vendendo a quello, a queste condizioni, in questo modo. Quindi anche il debitore, pure se era, diciamo, colpevole di non aver pagato, in realtà non era un delinquente, era soltanto uno che non aveva soldi per pagare, pure se fosse vero che doveva dare soldi. E alla fine che succedeva? Che la banca aveva l'obbligo di notificare le modalità, eccetera, eccetera. Quando poi ci troviamo oggi invece che la banca non c'ha neppure nessun obbligo di notifica. Addirittura non sapete neppure che il vostro credito un giorno, a me è capitato poco tempo fa, siccome io conosco le regole abbastanza bene e ci gioco con le banche, a una banca gli ho fregato un sacco di soldi, così si capisce bene che fra delinquenti soffre il delinquente. Io, come si diceva una volta, brigante e mezzo, cioè se tu fai il figlio di una buona donna io altrettanto, e il gioco è quello. Io mi metto sul tuo piano secondo le tue leggi, siccome io le leggi le conosco abbastanza, a questo punto gioco. E appunto il testo unico bancario attualmente all'articolo 58, che è la legge 385 del 93, eccolo, ho già detto, la banca cessionaria dà notifica dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Quindi se non comprate tutti i giorni la Gazzetta Ufficiale, neanche sapete che avete il vostro debito con la banca che è stato dato a un altro. A me è capitato qualche tempo fa una banca che mi chiedeva dei soldi, io mai sentita né conosciuta, e questa pretendeva dei soldi a me. Io ovviamente gli ho risposto, ho detto vedi di andare a quel paese perché non ho nessuna intenzione di pagarti, e non ci provava, citando una serie di articoli, e hanno dovuto, infatti non si è più sentito nessuno. E allora il codice civile, articolo 1264, che dice: la cessione ha effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata e quando gli è stata notificata. È tuttora in vigore il codice civile, non è, questo è solo uno dei tanti, questo è l'articolo 1264, è in vigore. Quindi tu banca, che cosa vuoi da me? Ed è uno degli articoli che io ho citato a quello che mi chiedeva i soldi, dicevo guarda, buono, calmo e tranquillo, perché da me soldi non ne prendi. Vabbè, questo trovo da leggere. Comunque è importante capire la graduale cessione della nostra sovranità anche economica agli istituti finanziari. Questo è importantissimo. Allora, noi abbiamo una serie di codici, da quello fallimentare a quello civile, a quello penale, a quello ferroviario, a quello bancario. Ci abbiamo tutto normato in Italia. Noi siamo la patria delle leggi, no? della giurisprudenza, eccetera. Quindi sappiamo come regolarci da 2000 anni, anche di più. E una delle cose importanti a questo proposito qua è che questa legge 130 rimanda il giudizio penale a
uno stato estero. Cioè, se queste operazioni vengono con gli hedge fund, eccetera, vengono comprati alla borsa di Londra, a Londra poi ce la compra una società cinese, e poi questa società cinese ti scrive con gli ideogrammi che tu manco capisci e ti chiede dasceli i soldi, ti ritrovi condannato da un tribunale a Pechino, a Shanghai. Per difenderti, come il diritto internazionale vuole, devi fare una causa internazionale, un procedimento, un processo internazionale, che costa come minimo dai 30.000 ai 50.000 euro, tanto per cominciare a parlare. E magari quando ti arriva la notifica sei già stato condannato in contumacia, non ti sei potuto difendere e quindi c'ha ragione quello che ti accusa, che ti ha accusato anche ingiustamente. Quindi oggi noi tutti possiamo essere stati condannati a Tambuktu e non lo sappiamo. E magari... osservazione, con le leggi di Timbuktu o di Pechino, quindi certo. Sono per te, se c'è la fucilazione perché non paghi quel credito o l'ergastolo, se tu per rischi caso... di farti l'ergastolo in Cina. Se per ragazzi, caso capiti in Cina e tu non lo sai e sei stato condannato, ci rischi che scendi dall'aereo e ti fucilano lì il giorno dopo. No. L'acquisto del suo credito, io banca, aspetti, no, io le dico, vabbè, lei no, cioè non c'ha avuto che fare, però noi diciamo, se uno c'ha un debito bancario e la banca si scoccia e decide di vendere il tuo debito, lo può fare, lo vende a una società cinese, lei non se ne accorge che questo processo va in onda, viene condannata in contumacia senza poter effettuare le spese mostruose per difendersi da una casa internazionale, con il rischio di essere giudicate e condannate in loco secondo le leggi locali. E quindi è questo che dovrebbe fare la gravità della cosa. Capite la gravità della cosa? L'extraterritorialità, la perdita della... ma questo è capire la perdita della sovranità e della libertà, cioè che viene demandata agli istituti stranieri, come anche il discorso dei fondi sovrani, no? Che fanno speculazione all'estero. Questo è gravissimo. Prego, Orazio, scusami. No, meno. Allora, questo capitolo 5 è dedicato alla Banca d'Italia. Allora, l'articolo 47 della Costituzione, che è tuttora valido, dice: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, omissis, e favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, quando oggi le banche stanno distruggendo il comparto immobiliare e con tutte le conseguenze del caso e con la perdita da parte dei cittadini di a circa 800.000 abitazioni in questi ultimi 8-10 anni. 800.000 abitazioni. Poi abbiamo la gente che muore sotto i ponti, come abbiamo visto in questi giorni. Con questo occulto assetto al voto della Banca Centrale Nazionale viene di fatto impedito la tutela del risparmio, quindi è un, come si dice, un ossimoro, come preferite. Ma la cosa bella, adesso ve la leggo, e quindi fra il omissis, fra il 31/12/2016 e il 2017 scadono rispettivamente 100 miliardi di euro e 200 miliardi di euro di bot annuali o decennali di varie scadenze. Obbligazioni che con la regola del bail-in e bail-out saranno convertite in azioni delle banche stesse, che è già un'oscenità. Azioni quotate oggi con meno di mezzo, anche a meno di mezzo euro, erano partiti da 16-17 euro, nel giro di poco tempo sono passati a 2 euro. E quindi 5 milioni circa di italiani, pertanto fra la fine del 2016 e il 2017 avranno perdute quasi totalmente i propri risparmi. Con questo occulto assetto al voto di Banca Italia. Scusa, una domanda. Quindi tu vuoi dire, perché io sono un non sapiente di questa materia, ecco, questi particolari non li ricordavo e non li so, praticamente la banca che detiene i bot che io ho comprato me li può commutare a mia insaputa in azioni, sì. E io perdo il valore, capite che cosa... Abbiamo denunciato il presidente della Banca Etruria, il signor Boschi, tanto per dirtene un, Boschi padre, e stiamo ancora aspettando.
stiamo ancora aspettando. Cioè, questi giochetti non si possono fare, non si possono fare per mille motivi, per mille leggi, mille articoli di legge. Ma se io quelle azioni me le voglio comprare, lo devo decidere io a mio rischio e pericolo, non che tu mi commuti in base c'è a... C'è gente che si è suicidata queste cose, ve lo ricordate? Suicidio a Tarquinia, certo, a Città Vecchia, ve lo ricordate? Per queste due righe, gente si è ammazzata. Non stiamo dicendo delle, diciamo così, delle baggianate, ecco. Cioè, sono cose che determinano poi la vita delle persone, queste parole. Cioè, non è, non sto raccontando un episodio, diciamo, limitato nel tempo e nello spazio. Qui ci sono state, di media, oramai siamo a 4.000 suicidi per debito, per incapacità di, diciamo, ripagare i debiti da parte degli italiani. 4.000 persone all'anno che hanno delle imprese, magari delle piccole aziende, delle attività, delle professionalità, gente che si suicida per questi vari motivi e anche altri che poi vediamo. Allora, io volevo dire, quindi hai capito perfettamente, con questo occulto assetto al voto di Banca Italia S.P.A. non è ovviamente tutelato né il risparmio né l'accesso al risparmio alla proprietà dell'abitazione, ossia vengono violati con questo occulto assetto al voto di Banca Italia tutti i dettati tutela del risparmio di proprietà dell'abitazione, cardine della Costituzione, ed è un attentato alla Costituzione dello Stato, ovviamente. Cercate di capire una cosa: contrariamente alle solite conferenze dove abbiamo fatto delle lezioni anche in termini filosofici, qua bastano poche righe, come ha detto lui, a determinare dei cambiamenti radicali per la nostra vita. Queste persone, con le leggi, che il lavoro di Orazio è meritorio, e anche quello di Giorgio, proprio perché ci snocciolano gli effetti che la giurisprudenza gestita male può generare sulle nostre vite. Cioè, qui è un racconto, un resoconto che forse può sembrare noioso, ma è un dettaglio di come questi signori silenziosamente nel tempo, a nostra insaputa, hanno modificato l'assetto delle cose, mettendoci in guai e mettendoci o esponendoci a dei rischi esponenziali che non dovrebbero esistere, invece anticostituzionali queste cose. Allora, in ogni caso, soltanto dal maggio del 2014 che nel proprio verbale di approvazione al bilancio le banche commerciali Unicredit, Intesa, Carige, BNL, Carisbo sono obbligate dalla Consob a rendere pubblici anche i delegati e i deleganti al voto e i loro dati aggregati. Non la faccio lunga perché qui entriamo nel complicato, ma questo per dire, e adesso lo leggiamo qua, che cosa è successo alle spalle degli italiani, una cosa gravissima. Questo era grave, quello che ho letto, ma questo è ancora esponenzialmente più grave. Sentite che succede. Con grande sorpresa emerse, appunto, da quello che abbiamo detto prima, che Intesa, Unicredit, Carisbo, Carige e BNL, che sono le banche che risultano essere state insinuate attraverso interposte persone fisiche, in realtà studi legali, da una decina di hedge fund, speculatori stranieri, venditori allo scoperto, vendono senza possedere i titoli. Perché una cosa importante, quello abbiamo già detto, che la Consob, che dovrebbe controllare queste cose qua, ascoltate, che già questa, la Consob di Milano, che dovrebbe controllare la borsa, in realtà è di proprietà della City of London S.P.A. cioè proprietaria della città di Londra, che non si sa bene chi è manovrata, ma si può sospettare bene che fa parte del circuito del regnante inglese, no? Non si sa bene, ma più o meno è quella la direzione, è giusto? Allora, cioè gli inglesi, la casa regnante inglese controlla la borsa di Milano. Ma è mai possibile una cosa del genere? Dove sta il governo? Dove sta il Parlamento? Dove sta la Banca d'Italia? C'è
Cioè, sapendo queste cose qua, io esco con il coltello fra i denti tutti i giorni e quando mi trovo, mi capita un bancario, gli faccio un mazzo tanto. Tutte le volte che posso. Non qualche volta, tutte le volte che posso. Da che so queste cose qua, cioè da oltre 20 anni, quando mi capita un bancario cerco di rovinarlo. Ma sul serio, non è per modo di dire. Signori, una cosa per volta, per favore. Andiamo avanti. Facciamo finire Orazio poi. Le sorprese emerse, eccetera, eccetera. Fondi, hedge fund, speculatori stranieri, venditori allo scoperto, vendono senza possedere i titoli, tu lo sai come funziona. Detenessero 265 voti su 529, compresi i voti delle assicurazioni generali, dell'INPS, e che per la stessa clausola dello Statuto della Banca d'Italia risultano rappresentate al voto da una delle suddette cinque banche e che la maggioranza di voto in Banca Italia SPA risultasse essere evidentemente controllata da due emeriti sconosciuti a nome del dottor Angelo Cardarelli e dottor Giulio Trevisan. In realtà, in realtà detenuta da una decina di hedge fund speculatori stranieri, il che, oltre ad essere una cosa inammissibile, in quanto costituisce l'unico caso al mondo di banca centrale nazionale controllata in realtà dalle decine di hedge fund speculatori stranieri, integra ipotesi di attentato alla Costituzione dello Stato e tutto ciò si è certi che sia obiettivamente avvenuto fino al maggio del 2014. Allora, qui bisogna dire che sono questi privati stranieri investitori, ma qualcuno l'abbiamo già detto, e cioè la Vanguard, State Street, BlackRock, Blackstone, che hanno nomi inglesi ma sono di origine caucasica, che derivano dallo sfaldamento della URSS, ex URSS, e che fanno parte delle repubbliche corollarie che si sono create tipo Kazakistan, eccetera, dove hanno sede questi principati, oramai, chiamiamoli così, assolutisti finanzieri. Quelli abitano lì. In uno di questi stati si spostano qua e là, ma fanno parte, giocano e controllano questi stati che, fra l'altro, tipo il Kazakistan, sono grossi 20 volte l'Italia, cioè per capire. E quelli sicuramente, perché c'è una legislazione fiscale più favorevole, sono mercati, diciamo, mercati neri per la finanza, dove possono fare bypassare leggi e controlli che in altre situazioni istituzionali sarebbero più presenti, per cui queste persone fanno questi maneggi, cioè questi stati vengono usati, come anche ci sono i paradisi fiscali, per operazioni. Però di questi non parlano mai, i giornali non parlano mai. Si parla di chi va a mettere il suo gruzzo a Panama, non si parla invece di chi fa le operazioni sporche da Kazakistan o compagnia. In particolare Kirghizistan e Kazakistan, in particolare, ma tutti quelli che fanno parte degli ex satelliti dell'Unione Sovietica nella fascia, diciamo, orientale. È chiaro? Transcaucasico. Ecco qua, questi sono degli allegati che abbiamo messo nelle denunce, e qua c'è l'elenco. Allora, questo Angelo Cardarelli e Giulio Trevisan, questi sono i verbali della Banca d'Italia. Qua risultano che loro sono mandati da dei mandatari in rappresentanza di 1991 banche, tutte straniere, no, qualcuno sì e qualcuno no, tutte che controllano complessivamente la Banca d'Italia, perché detengono, come abbiamo detto prima, 265 voti su un totale di 529, cioè la metà più uno dei delegati. È mai possibile allora che uno pensi? Uno può pensare, no, ma ti pare a te che un affarista, un impresario come Berlusconi non sappia queste cose? Com'è possibile che non interviene e dice, mo basta? No? Ma credo che la risposta sia nella natura stessa di queste persone. Il sistema, destra o sinistra che sia, è multifaccia, ma è sempre un'unica sostanza. È sempre un padrone. L'obbedienza a questi centri finanziari o pubblici. L'abbiamo detto nelle conferenze che abbiamo fatto recentemente, con l'andare degli anni, a partire dal dopoguerra in poi, ma anche prima, vi è stata la progressiva finanziarizzazione dell'economia, il progressivo sovrappiamento dell'economia sulla politica e la perdita di sovranità della politica e dei cittadini sul controllo della cosa pubblica, dell'economia, che dovrebbe essere oikos, la scienza della casa,
e invece qui diventa scienza dei gruppi di potere che gestiscono cose a discapito degli stessi, dei cittadini, ma degli stessi politici che ormai non contano più nulla. Quindi capite la gravità della cosa, di quello che hanno fatto e che fanno silenziosamente. Il fatto che una banca nazionale come Banca Italia, e non è l'unica Banca Italia, ahimè tutte le banche europee sono tutte nella stessa situazione, che è partecipata da banche straniere e non ha sovranità nell'emettere moneta, è un fatto gravissimo, perché la moneta tu la paghi. A chi la paghi? A Banca Italia per opere sociali? No, tu la moneta la paghi alle banche straniere, a quello stronzo che magari sta in Kazakistan, che tu non conosci. Un signor X se mette i soldi tu in tasca, e invece tu con quei soldi ci dovessi comprare, fare l'ospedale, la struttura sociale. Quindi tu in tasca non hai 10 euro, quindi... ne hai 9, perché uno va per il signoraggio. Questo bisogna ripeterlo all'infinito, caro Razio, perché certo, se no non si capisce. E questo ci induce anche a riflettere, che qualcuno l'ha anche detto oramai da qualche tempo, finalmente emerge a un minimo accenno di riflessione, cioè che senso ha andare a votare se i giochi sono già tutti messi in atto e completi, già si sa chi gioca e chi vince, non solo chi gioca ma chi vince a qualunque livello. Allora è mai possibile accettare una cosa del genere? Io dico, posso capire un povero disgraziato che non ha un cervello funzionante, ma i nostri governanti, i nostri Presidenti della Repubblica, i nostri Presidenti del Consiglio, i nostri direttori della Banca d'Italia, governatori, con tutti i vari nomi che uno può accettare che serva per nominarsi in qualche modo in maniera più prestigiosa, che senso ha? Cioè, come posso tollerare una cosa del genere? Cioè, il proprio povero operaio, il facchino, il netturbino, posso capire che non c'ha idea, non si rende conto, ma a quel livello lì come fai? Noi dobbiamo denunciare tutti, perché è chiaro che sei d'accordo. Come fanno? Ci sono tante sentenze che dicevano a proposito di Berlusconi, non poteva non sapere, ma che vuol dire? Allora se questo vale per Berlusconi, vale per qualunque altra persona, tu non puoi non sapere, perché stai lì apposta per quello. Allora andiamo avanti. Io penso a cosa più grave, sono i presidenti della Repubblica. Poi ci torno. Oggi citati come guardiani, no, della Costituzione. Adesso ci arriviamo. No, ma dopo ritorniamo su questo tema, perché c'è la ciliegina sulla torta. Avrete sicuramente sentito parlare di Roma città metropolitana, no? Allora, anche qui è stata effettuata il gioco delle tre carte, è una sottrazione di diritti inenarrabile proprio, è talmente spudorata la questione che mi vergogno anche a dirlo io, quindi figuriamoci, io che poi ho una faccia come il bronzo, figuriamoci, non dovrei essere così diciamo timido, ecco. Allora vi dico, per cercare di giustificare in qualche modo quell'operazione che aveva tutt'altri fini, e poi magari li accenniamo, la cosa è stata che all'improvviso si è creata questa accelerazione di interesse quando le città metropolitane effettivamente erano state previste anche con la legge della istituzione delle regioni nel 1966-67, adesso non mi ricordo più, era stato già, quindi era diciamo nel carnet di marcia, si doveva prima fare o poi fare, però andava fatto secondo certi crismi. Allora voi lo sapete che quando, allora io non l'ho detto ma lo dico, e questo vale anche per quello che abbiamo già accennato prima, e cioè la legge deve essere una legge equa e deve essere amministrativamente parziale, diciamo di fazione, e deve avere certe caratteristiche, e soprattutto non deve essere incostituzionale. Allora c'è stato, a partire dall'emanazione di questa legge, perché come dicevo le leggi vengono fatte ad personam, cioè proprio su misura per un certo tipo di oggetto, di persona o di ambito che si vuole andare a agevolare. E allora il capitolo 8 parla di questo, cioè dice della realizzazione delle città metropolitane. Era una larva che giaceva lì da decenni, nessuno l'andava a cercare di toccare, ma soprattutto la cosa importante in quello che ho accennato è che
nulla può essere fatto all'interno degli stati, dello Stato italiano, se la cittadinanza non è d'accordo e lo deve dichiarare attraverso referendum, attraverso legge di iniziativa popolare e così via. E nel caso specifico, quando tu mi togli un diritto o una sovranità, tu prima ne fai tutta una serie di premesse, di anticipazioni, di interviste, di aggregazioni, eccetera, e poi mi fai fare il referendum, mi fai fare quello che vuoi. Però deve essere chiaro, questo vale a partire anche ad esempio dalla legge 241-90, che dice che quando ci sono delle modifiche da fare all'interno del territorio, dell'ente locale o che sia, tu mi devi convocare a me cittadino o comunque a una rappresentanza riconosciuta, e lì si dibatte, si discute, dopodiché se sono d'accordo si cambia, se no non si cambia mai, non si cambia. Forse allora qua, ma guarda, ma è proprio Maccherone, ma è provocato momme de magni, adesso vi dico una cosa che sarà proprio il clou. Ragazzi, noi gli ultimi 3 anni li abbiamo avuti con una libertà, ci hanno limitato la libertà individuale senza consultarci. Il signor Conte ci ha detenuto in casa con un governo non eletto, quindi il provvedimento di un governo non eletto dovrebbe essere annullato, dovrebbe essere denunciato, in più non mi hai consultato. Torno ancora più indietro, ci hanno imposto una moneta, l'euro, una moneta che noi paghiamo senza consultarci. Allora tu mi togli un diritto, me lo devi garantire, me lo devi dire, me lo devi formulare, se mi sta bene lo accetto, se no no. Come stiamo dicendo, non è possibile che tu fai come ti pare. Oh, uno dei diritti primari è quello dell'emissione monetaria. Tu, il cittadino, avrebbe il diritto di emissione monetaria, non lo fa perché non gli conviene per questioni proprio pratiche, e delega tacitamente ma in maniera opportuna il diritto alla Banca d'Italia. Non è che tu di Banca d'Italia io ti ho dato una incombenza e tu poi la traslati a quell'altro della BCE o l'interesse internazionale quando ti pare, come ti pare, non va bene, l'abbiamo detto anche prima. Ma allora, stessa cosa col Parlamento, cioè noi deleghiamo momentaneamente al Parlamento, che uno non è che può comandare direttamente, ma sulle questioni più importanti, per esempio, ecco, la violazione della Costituzione che dice proibisce di mandare armi all'estero, di fare guerre, e noi stiamo mandando armi all'Ucraina. Non ci sono i soldi per i pensionati. Non ci sono, c'è Amatrice che rasa al suolo ancora da 7 anni, e noi mandiamo armi a uno Stato non EU, perché questo Stato è stato aggredito. Non è alla NATO, non è nell'EU, è un emerito sconosciuto per noi a livello internazionale, giuridicamente. Per cui è una cosa antigiuridica, cioè noi abbiamo visto sotto i nostri occhi verificarsi delle cose. Dice, ma io per esempio la libertà l'ho limitata per motivi di emergenza. Non si può fare, non si può fare, ma c'è, cioè, non si può fare, non è una guerra, tu ci hai una malattia, ci sono sempre state, tu puoi raccomandare la prudenza, ma tu non mi puoi detenere in casa un popolo e mandare in rovina l'economia con i decreti del presidente senza essere stato eletto. Poi follia proprio tripla, rendetevi conto, cioè, ragazzi. Qua non è una questione di errori, di dimenticanze, di diciamo compromessi, qua c'è una intenzionale volontà assoluta di portare la gestione degli stati in questa condizione, ma lo leggiamo poi dopo. Allora, qui parlavamo della creazione della Roma città metropolitana, e allora che cosa si è fatto? Ci siamo fatti fare una bella legge, la 56 del 2014. Io me la sono andata a studiare, quando parlo cerco di parlare consapevolmente, dando un messaggio corretto a chi ascolta. Vi garantisco, è una legge di una settantina di pagine, ma una cosa abominevole, una cosa di una infingardaggine, di una demenzialità, di una presa per il culo, scusate l'espressione, volontaria, intenzionale alla gente, al cittadino che si va a leggere una cosa del genere, che è improponibile. Allora vi dico in estrema sintesi, non la leggo perché tanto me la ricordo bene. Sa che cosa è successo?
esce, viene emanata questa legge l'8 aprile del 2014 e immediatamente si mettono in moto le macchine. La prima cosa che fa il Comune di Roma e poi anche lo Stato, perché lo Stato pure è stato coinvolto in mille varie vicende che non sto a dire troppo lungo, vengono indette le elezioni. Allora uno si aspetta, a proposito di accondiscendenza della popolazione o meno, no? Si aspettava che il Comune di Roma facesse una petizione popolare per sentire se quelli che dovevano poi diventare cittadini di Roma metropolitana fossero stati d'accordo o meno, no? E allora il gioco coinvolgeva circa 3 milioni di abitanti di Roma e 2 milioni e mezzo di cittadini della provincia, fra cui c'erano anche io, abito a Formello. Beh, erano quindi 5 milioni e mezzo di persone che andavano consultate, andava indetta una o un referendum o una votazione in qualche modo di qualche genere per portare avanti questo progetto. No, che viene fatto? A umma, senza che nessuno sapesse niente, non c'era un giornale che avesse scritto un trafiletto. Io la cosa l'ho seguita perché abbiamo denunciato pure il presidente del TAR, tanto per dirne uno fra gli altri, no? E c'è il processo prima o poi a breve, perché oramai i giochi stanno girando male per loro, prima o poi arrivano. Cioè queste denunce non varranno oggi, ma faranno storia. Rimarrà nella storia che qualcuno a un certo punto ha detto mo basta. Capito? E allora, per tornare a bomba, non vengono indette le elezioni, semplicemente viene convocato per il 6 ottobre del 2014, quindi a distanza di 4 mesi, viene convocata una mini elezione, cioè, ascoltate bene, in rappresentanza di 5 milioni e mezzo di persone vengono convocate ad elezione tutti, allora, il Consiglio Comunale di Roma in primis e tutti i consigli comunali dei 165 comuni del comprensorio della provincia di Roma, in cui votavano i sindaci e i consiglieri comunali per un numero complessivo di circa 5.500 persone, cioè su 5 milioni e mezzo di persone hanno votato 5.500 persone. Vi sembra una cosa democratica? Vi sembra una cosa logica? Una legge costituzionale? Non vi sto a dire. Allora, la cosa più bella di tutto questo è che comunque il sindaco della città Roma metropolitana è comunque il sindaco di Roma. Gli altri 165 sindaci non contano un cazzo. Mi sembra normale a voi? Lo sapevate? Adesso lo sapete. Chi vuole poi dopo leggere il libro e c'è scritto tutto. Stiamo aspettando che qualcuno di questi querelati da noi, oramai saranno almeno 10, 20 mila, 30 mila, non lo so, tanti, prima o poi qualcuno si svegli. Il guaio è che loro stanno lì nella loro nicchia, nella loro tana, e nessuno dei magistrati, abbiamo denunciato anche 11 presidenti della Corte di Cassazione, che sono i presidenti che comandano tutti i tribunali italiani, 14.700. Li abbiamo denunciati per una marea di cose che non vi sto a dire troppo lungo, ma apparirà probabilmente in uno dei prossimi libri che faccio. Questo per dire, abbiamo, questo è troppo bello, allora, siamo andati al Palazzo dei Marescialli, dove sta la sede dell'Associazione Nazionale Magistrati, eccetera, a depositare la querela contro i magistrati. Andiamo al protocollo e c'erano i funzionari. E abbiamo detto, guarda, siamo qui per denunciare i giudici. Io pensavo che fossero sorpresi. Dice, no, li abbiamo denunciati anche noi. Li hanno denunciati loro, i loro funzionari, hanno denunciato i giudici del Tribunale della Corte di Cassazione. Ma dove vogliamo andare? Noi lo sappiamo bene che queste denunce, buona parte morirà per impalutamento o per qualunque altro motivo, andranno lì cestinate, archiviate, cioè. Ma questo comunque rimarrà come fatto storico. A noi politicamente lo sappiamo pure che non vinceremo, lo sappiamo benissimo, si vincerà attraverso altre modalità, magari in un'altra occasione vi racconto anche un po' di altre cose, ma questo per dire comunque che
siamo nel marasma più totale. Allora vi dico quest'altro. Allora, viene eletto Marino all'epoca era Marino. Viene eletto Marino e noi denunciamo anche Marino, ovviamente. Abbiamo denunciato poi tutta la filiera di comando che era successa in quel periodo lì, in quel momento lì. Abbiamo denunciato, come ho detto, la gente non lo sa, ma in alcuni tipi di tribunale, tipo il giudice di pace o il prefetto, o anche il TAR, ci si può difendere anche in Italia da soli, senza avvocato. Io al TAR ho vinto 3 volte, mi sono presentato 3 volte e 3 volte ho vinto. Però la legge ti fa vincere, ma poi non ti fa, diciamo, riconoscere questa vittoria. Cioè io ho vinto, ma non ho ottenuto niente. Hai vinto, sì, hai vinto, bravo, sei stato bravo, hai vinto. Un applauso. E allora, questo per dire, abbiamo denunciato anche il presidente del TAR, il quale all'inizio aveva detto sì, è una questione elettorale, perché ti puoi difendere, diciamo, autonomamente per certi tipi di cause. Per quella causa lì elettorale io sono andato 3 volte di fronte al giudice, 3 volte ho vinto, e quella volta lì appunto anche il giudice aveva riconosciuto che effettivamente c'era questa modalità elettorale. All'appello, nel merito, perché c'è stato, diciamo, quella d'urgenza, la sentenza d'urgenza che ha bloccato tutto, aveva bloccato tutto, infatti poi la cosa si è completata l'anno dopo praticamente, e in quel momento lì aveva detto sì, riconosciamo. Poi alla fine, nel merito, quando siamo entrati nell'udienza del merito, ha detto no, perché quello riguarda poche persone, tu non sei la persona incaricata della questione, non hai niente di personale da recriminare, quindi tu non c'hai titolo per stare in giudizio. Ma come? Hai detto di sì fino all'altro ieri. Questo per dire il livello culturale e morale di questa gentaccia qua. No, noi li possiamo tranquillamente denunciare, perché non gli conviene non muoversi, perché se si muovono e andiamo in tribunale, nonostante che siano corrotti fino al midollo, sicuramente vinciamo. Allora andiamo avanti, non vi voglio tediare. Che ora abbiamo fatto? Vabbè, ci abbiamo ancora 40 minuti. Allora vi voglio leggere però un altro punto. A proposito di quello che ha già suggerito un paio di volte con un paio di puntate Umberto, vi voglio leggere qualcosa che la gente, normalmente presa dagli impegni, dagli impedimenti, eccetera, non ha modo di diciamo, verificare e di documentarsi. Allora, siamo un'altra cosa, abbiamo aggredito un altro. Beh, io faccio a macchia di leopardo, cioè cerco di far capire che dove uno casca, casca male. Allora, a proposito del Presidente della Repubblica, no? Andiamo avanti. Vi dico, allora, dunque, sì. Allora, qua l'ho scritto a caratteri cubitali perché chi lo legge deve capire l'importanza. Però dico, possibile che nessuno conosca il dettato statuito dall'Assemblea Costituente? E riporto una parte, anzi 2 parti, 3 parti, di verbali della Commissione Costituente del 1946. Uno è del giovedì 19 dicembre 1946, resoconto sommario della seduta di giovedì 19 dicembre 1946, presidenza del presidente Terracini. Il presidente dell'assemblea di quel giorno era Terracini, che dice una serie di cose, che a pagina 6 in fondo a destra dice: Bordon era uno dei delegati della commissione, propone di ridurre la durata in carica da 7 a 5 anni. Lussu, che era anche lui uno dei costituenti, concorda con l'onorevole Bordon, e Foschini obietta che il Senato è eletto per 6 anni e se il termine venisse ridotto lo stesso Senato eleggerebbe 2 volte il Presidente della Repubblica, e che non è particolarmente ideale.
Presidente, era Terracini, pone ai voti la proposta di ridurre la durata in carica del Presidente della Repubblica in 5 anni. Non è approvato. Pone ai voti la durata di carica in 6 anni. Non è approvato. Pone la votazione, in votazione la formula il Presidente della Repubblica eletto per 7 anni. È approvata. È nei verbali, io sto leggendo il verbale. E mette al voto il seguente emendamento aggiuntivo. E non è rieleggibile. È scritto qua, è scritto nel verbale della Commissione Costituente. Che volevo dire? Mattarella docet. Mattarella docet. È gravissimo. Il difensore della Costituzione, sto testa di cazzo. Scusate. Scusate. Ma io glielo dico in faccia, non è che mi metto paura. È approvata. Mette ai voti il seguente emendamento aggiuntivo e non è rieleggibile ed è approvato. Rossi Paolo ritiene che dovrebbe prendersi in considerazione la possibilità della rielezione dopo un certo periodo e a pagina 7 seguita, cioè 7 anni, però poi trascorso un altro mandato o due, se uno è stato particolarmente bravo viene anche rieletto, no? Mi sembra anche corretto, anche democratica una cosa. Non è il massimo, ma se uno è proprio un genio, oh, quello è un genio, prendiamoci il genio due volte, la seconda volta va bene. Presidente, oppone che nella formula che è stata approvata è implicito il criterio che non possa essere rieletto il Presidente Terracini. Fuschini propone di far precedere la parola rieleggibile all'altra, dall'altra, immediatamente, cioè non è immediatamente rieleggibile, per prevedere l'ipotesi accennata dall'onorevole Rossi. Domanda: se l'attuale presidente provvisorio rientri in questa disposizione, Terracini dice, fa osservare che l'onorevole De Nicola non ha neanche il titolo del Presidente della Repubblica, bensì quello di capo del provvisorio dello Stato. Comunque propone che si faccia risultare del verbale che la sezione è unanime nel ritenere che il principio approvato non abbia alcun riferimento con il capo provvisorio dello Stato, e così rimane stabilito. Pone ai voti la proposta dell'onorevole Fuschini di far precedere la parola rieleggibile dall'altra immediatamente. Non è approvata. Che altro aggiungere? Il documento è inoppugnabile, il fatto è inconfutabile, è chiarissimo, ed è stato commesso un colpo di Stato. Ma siccome il signor King George Napolitano, che era figlio bastardo di Umberto I di Savoia, ci abbiamo avuto Presidente della Repubblica che era figlio bastardo di Umberto I di Savoia. Vi sembra una Repubblica questa? Vi sembra una Repubblica? Allora, andiamo avanti. Lui però, per quanto infame anche lui per mille motivi, non sto a dire che cosa ha combinato quell'individuo. Che termini! Usiamo delle parole più tenere qua, infame, basta. Solo, è già da solo si testimonia. Allora, questo signore è stato rieletto, si è rieletto, si è fatto rieleggere, ma dopo 4 o 5 mesi ha capito che buttava male, si è vergognato un po' probabilmente, e ha detto no, basta, io mi dimetto, a prescindere, ha tirato fuori che stava poco bene, è lì che campa vivo e vegeto, capito? Quindi questo per dire che abbiamo una massa di infami al governo, ma non per caso, non così estemporaneamente, che arrivano, cioè, aspetta, non si sa da dove. Vorrei fare un'altra osservazione agli occhi di tutti. Adesso guardiamo quello che abbiamo sentito fino adesso. Voi rendetevi conto che noi viviamo una serie, abbiamo delle leggi precise che sono state violate a 360 gradi. Io adesso mi chiedo, ragazzi, amici del pubblico, ma all'estero, tipo in Germania, Svizzera, Stati Uniti, c'è stata mai una violazione di questo tipo delle leggi come da noi? Considerando poi che da noi ci fanno due scatole così con la Costituzione più bella del mondo, ci elencano, ci stanno sempre con la testa così, e noi stiamo verificando quello che ha scritto Orazio. Mi ha impressionato questa sera, le cose le sapevo, ma non in questo modo, mi spaventano le violazioni che sono state commesse in Italia. Io vorrei chiedermi se negli altri stati hanno fatto una cosa del genere. Allora, io mi sono studiato una ventina di costituzioni per cercare di capire l'anfratto di fondo di tutte quante. Vorrei capire le situazioni. Non ce n'è una che non sia meglio di quella italiana.
inventi, addirittura quella fatta, la carta del Carnaro, tanto per dire, di D'Annunzio, è nel 1919-20 è più rivoluzionaria di quella nostra, moderna della nostra, assolutamente, tanto per dirne una, la carta del Carnaro. Potrei parlare, citare la Costituzione venezuelana, è una cosa di un spessore intellettuale, culturale, morale 10 volte, 20 volte più profondo della nostra. Ma è una violazione, cioè una violazione così fragrante, ripetuta così. Io non lo so se negli altri stati hanno fatto delle violazioni così continue e fragranti, cioè un presidente rieletto quando non dovrebbe essere rieletto, privare i cittadini della libertà, l'hanno fatto in Europa anche adesso gli altri, assolutamente. Sì. Però, a parte questo fatto gravissimo, tutto il resto di quello che dici te, io non lo so mica, sì, con le banche probabilmente, però le altre violazioni è da rifletterci sopra. Prego, scusa ragazzi. No, niente. Volevo affrontare un altro tema, poi ce n'è un altro ancora, cercherò di essere di limitarmi, perché capisco che l'attenzione poi cade. Allora, io voglio solo citare alcuni articoli della Costituzione che però la gente purtroppo non conosce. Noi abbiamo fatto varie indagini qualche anno fa, andando per strada e domandando alla gente un articolo della Costituzione. Uno, non ne abbiamo trovato uno che si ricordasse un articolo della Costituzione. È incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Allora, l'articolo 80, così per la cronaca: le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio o onere alle finanze e modificazioni di leggi. Articolo 80 della Costituzione. Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta la Nazione. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e regolamenti, omissis, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Articolo 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Articolo 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e al Parlamento in seduta comune, eccetera, eccetera, eccetera. Allora leggiamo che cos'è, diciamo, il motivo di questo richiamo da parte mia. Le rivelazioni di Wikileaks hanno portato alla luce il trattato di ISA. Qualcuno lo conosce? Sa cos'è? Il trattato TISA, T-I-S-A, è peggio della legge 130, molto peggio. Allora, andiamo avanti. La rivelazione di Wikileaks hanno portato alla luce il trattato TISA, che anche il governo italiano il giorno 14 aprile ha stipulato segretamente, e già questa è una gravissima violazione della Costituzione repubblicana, come riportato anche nella stampa ufficiale, vedi riferimenti in fondo all'allegato, perché questo è il testo di una delle denunce, un accordo con altri 50 paesi che dovrebbero rimanere riservati per altri 5 anni, con i quali vengono imposti alla cittadinanza vincoli molto stringenti in tema di servizi e di modello sociale. Poi dopo vediamo che cos'è. Non si tratta semplicemente di qualche nuova regola, ma della realizzazione di un nuovo assetto della comune convivenza nazionale e internazionale. Si tratta del TISA, Trade in Service Agreement, fortemente voluto dall'Inghilterra e USA, che affianca e completa il già noto AGCS. Qui in fondo, in allegato, ne è riportata una bozza originale fornita da Wikileaks. Come si può constatare, l'accordo prevede l'abolizione delle normative nazionali che ostacolano la piena libertà di sviluppo e innovazione dell'attività finanziaria. Una libertà già divenuta pericoloso arbitrio in un recente passato e considerata come prima causa della grave crisi ancora in atto. Questo incredibile trattato vuole fare tabula rasa all'emancipazione sociale di secoli. Prevede infatti la totale liberalizzazione, fra molte virgolette, delle assicurazioni dei sistemi pensionistici, onde favorire la speculazione privata, disporre e dispone la completa riservatezza sulle operazioni effettuate nei paradisi fiscali
da parte delle istituzioni finanziarie, l'esclusione di ogni limite alla dimensione di questi ultimi, qualcuno aveva suggerito dei drastici ridimensionamenti per evitare il ripetersi dei costosissimi salvataggi governativi delle banche, troppo grandi per fallire, too big to fail, tanto per ricordarsi, no? Ma guarda caso, però quando fallisce un povero cittadino italiano, no, queste cose non valgono. Vabbè, è vieta l'instaurazione di ogni sistema di autorizzazione per strumenti nuovi finanziari, cioè no, per nuovi strumenti finanziari, e garantisce posizioni di privilegio normativo al grande capitale. L'accordo prevede addirittura l'instaurazione di un canale di giustizia speciale, in dipendenza del quale lo Stato stipulante si dichiara soggetto alle decisioni di un collegio arbitrale, cui può ricorrere ogni azienda che si ritenga danneggiata, un'azienda multinazionale, da norme approvate dal Parlamento, e che quindi il completo svilimento dello stesso, cioè questi sono sopra al Parlamento, avete capito? Quindi andare a votare, andare a leggere, a che serve? È chiaro? In che anno è questo accordo? Di qualche anno fa. È del 2017. Non ricordo. Ma c'è dell'altro, questo è solo il vertice dell'iceberg, la cima. Allora dicevo, l'accordo prevede addirittura l'instaurazione e quindi del Parlamento svilimento dello stesso. Si instaura anche un meccanismo particolare che predetermina ogni scelta in materia politica, economica e finanziaria, esautorando il Parlamento da ogni competenza in merito. Proprio lo dice il trattato, non è che è qualcosa che capita per caso, oddio se siamo sbagliati, ci hanno fregato, no, l'hanno firmato, hanno votato, il Parlamento ha votato. Queste intese incostituzionali, illegali e delegittimanti di molti aspetti della vita sociale, relazionale e politica nazionale, fra cui la determinazione degli indirizzi di politica economica, l'istituzione di un sistema di giustizia parallela e l'introduzione di norme restrittive e palesemente lesive delle consuiste sindacali in tema di diritto del lavoro e l'impossibilità di gestire correttamente l'imposizione fiscale, rievocano quelle stesse azioni e intenti che si stanno elaborando tra Unione Europea e USA con il cosiddetto Trattato Transatlantico per il Commercio e Investimenti. Quello parlavamo prima del TISA. No, quello del TISA, questo è il TTIP. Ma c'è, dopo, ce n'è una finestra così. Non sono uno per caso. È una Costituzione che ci è stata imposta del tutto ignari e che sta stravolgendo la vita di ciascuno. Allora dico soltanto questo, che quando adesso c'è stata questa forzatura della vaccinazione obbligatoria e che c'era tanti che denunciavano i medici per tentato omicidio, per mille cose, per lesioni personali e così via, quelle vanno tutte nell'archiviazione, perché tutta la filiera, a partire dal Ministro della Sanità a scendere all'ultimo infermiere, fanno parte del curriculum che hanno messo in piedi le multinazionali della finanza a seguito di queste leggi qua, per cui il medico diventa immune, ma non immune alla vaccinazione o al Covid, diventa immune alla legge italiana. Avete capito perché hanno continuato a fare imperterriti quello che stavano facendo? E la gente continuava a denunciare, ma che vuoi denunciare? Questi si sono fatti lascia passare per loro, cioè non lascia passare. O confutiamo questo qua, li mandiamo in galera tutti i nostri governanti degli ultimi 20 anni che hanno sottoscritto questi trattati internazionali infami, oppure ci dobbiamo tenere i dottori che fanno la vaccinazione impunemente. È chiaro il concetto? Domanda mia, avete denunciato anche per le violazioni della libertà, delle restrizioni di libertà personali, certo, effettuati durante... Certo, una quindicina di volte. Una quindicina di querele abbiamo fatto, una diversa dall'altra, per vari tasselli diversi che componevano il mosaico. Sia Conte che Draghi, chiaramente. Sì, certo. Una quindicina, partendo da Lorenzin, dalla legge 117 119 del 2017. A partendo da quel momento lì abbiamo cominciato a... era il 19 maggio quando è uscita questa legge, io il 30 maggio ho depositato la prima querela. L'amico Ferniani è sempre stato in prima linea nella lotta Novax anche precedentemente al Covid. Io ho partecipato con... No, di più, abbiamo denunciato la vivisezione, la vendita dei
il cuore, il fegato, eccetera, certo, l'espianto, l'espianto degli, degli organi, non mi veniva, l'espianto degli organi già nel 2013, cioè 10 anni fa, quando nessuno ne parlava. Aspetta, dov'era? Intervento di me. Per certi aspetti entrambi i trattati si configurano come una specie di statuto universale, blindato, inossidabile, inattaccabile, eterno del capitale, della finanza internazionale, un ulteriore tassello finalizzato al raggiungimento del nuovo ordine mondiale. Nessun politico, a nessun livello, ha dato mostra di essersi accorto o percepito della drammatica ed immanentistica urgenza del contesto e nemmeno ha posto in rilievo il problema, ma la sua estrema gravità impone immediatamente l'apertura di un dibattito approfondito e frenare ed impedire questa furbesca prassi di aggirare o superare i parlamenti nazionali mediante accordi internazionali. La Convenzione di Ginevra del 1969 sui diritti dei trattati è sufficientemente indicativa nel qualificare il trattato internazionale come strumento per definire e regolare eventuali controversie tra stati sovrani e fonte quindi del diritto internazionale. Stati sovrani noi non lo siamo più, neppure la Germania, poi ve lo leggo, la Germania sta ancora peggio di noi. La pasta stringe, la pasta stringe, vedo il pubblico chiede la palla, mangiare. Che vuole? No, mangiare, ho sentito qualcuno che parla. Legittimo e contrario anche al concetto stesso di diritto costituzionale, come sistema con il quale una collettività stabilisce le regole della propria convivenza, utilizzare siffatto strumento quale fonte di diritto interno in aperto contrasto con la consolidata e indefettibile disciplina dettata dalla Carta Costituzionale. Noi abbiamo quella che regola, a noi dei trattati internazionali non ce ne può fregare di meno. Anche perché dovrebbero essere fatti con la nostra autorizzazione. Oltretutto. Ecco, come abbiamo detto. No, punto prima, oltretutto, primo punto, cioè tu prima di fare un trattato internazionale devi chiedere no, a me. No, per Costituzione, ecco, ve lo volevo dire per niente, l'articolo 10, mi sembra, o 11, adesso non mi ricordo, o 10 o 11, dice che è vero che si possono, l'Italia, lo Stato può diciamo, ridurre le proprie competenze, le proprie capacità di intervenire, in condizioni di parità le cessioni dei diritti dei cittadini e delle sovranità si possono pure fare, ma dopo tutte le varie procedure, ma in parità di cessione, cioè tu mi dai una cosa a me e io le do una cosa a te, non che questi prendono tutto e non ce danno niente. È chiaro? No, vi dico soltanto un'altra cosa: noi siamo fra i secondi dopo la Germania, i secondi fornitori di finanza alla comunità europea, siamo i secondi diciamo fornitori, come certo, si chiama? pagatori ecco, i secondi pagatori dopo la Germania, che c'ha 90 milioni di abitanti, cioè una volta e mezzo di più e rispetto a noi, e noi siamo più o meno pro capite allo stesso livello, anche forse qualcosa in più. E però quando ci servono i soldi, come abbiamo adesso, la signora Meloni ha firmato la settimana scorsa quel trattato MES, che poi vediamo che cosa è, e quando ci danno i soldi col MES, sono i nostri soldi che abbiamo dato alla comunità europea, che se ci li vogliamo li dobbiamo pagare. Ma vi sembra una cosa normale a voi, una cosa, un ragionamento del genere? Mi sembra una cosa equa, una cosa giusta. È di una infamia anche questo. Cioè... L'argomento purtroppo abbiamo già trattato, quello del MES, anni fa, abbiamo già avuto modo di discutere questo fatto in altri ambiti. Il sottoscritto, quando era direttore del Quotidiano Unico, facemmo una serie di iniziative, di articoli. Proprio è del 2014 il tentativo del MES. Ma io parlo quando stavo nell'ambito della Lega, e la Lega era ancora un movimento antagonista, ero direttore di un quotidiano, abbiamo fatto una serie di iniziative, di articoli contro il MES, perché ci siamo proprio posti questa domanda, cioè noi ci stiamo facendo dare i soldi nostri, ragazzi, cioè questa allora, dobbiamo anche piatire alla comunità europea. E invece si tratta di uno stupro della democrazia e del Parlamento elettivo. I trattati europei addirittura autorizzano organi esterni al Paese ad emettere norme che entrano direttamente a far parte dell'ordinamento giuridico e politico-sociale interno, con valenza superiore alla legge nazionale. E poi, va bene, tralascio, detto trattato, la cui somma di oltraggio alla Costituzione e lo stravolgimento dell'essenza dei valori repubblicani di controllo e di indirizzo dei cittadini e dei diritti garantiti, nonché della soppressione dei corpus delle leggi e della logica giuridico-legislativa
dei codici nazionali ed indice inequivocabile, inequivocabile della ulteriore sottrazione della capacità di manifestazione ed espressione di libertà, democraticità e volontà politica dei cittadini, è inarrivabile ed ulteriore fase di criminale sopruso. I leader sono sempre pochi perché il consenso di massa è manipolato. Vero, la Meloni l'hanno votata, ma l'hanno votata con un grande assenteismo e con un consenso manipolato, perché la gente non ne potrà più di quegli altri, allora si è preferiti non mettere a quello che noi chiamiamo il meno peggio, ma comunque si viola sempre la Costituzione. Prego. Beh, i governanti a qualunque livello, qua ci sono 4.000 comuni italiani che hanno comprato hedge fund. A garanzia, dicevano. Hedge fund. Debiti, aria fritta, i debiti delle banche. Se li sono comprati. 4.000. A garanzia di che? Leggo così per una pagina così per elencare. Abano Terme, Acquaregna Chiese, Acqui Terme, Adria, Albenga, Alessandria, Alisse, Ancona, Arco, Annone, Arcugnano, Riano, Arsie, Ascoli Satriano, Asti, Avellino, Avetrana, Avegliano, Bagheria, Belizzi, Bolzano, Borgo Manero, Bosco Chiesanuova, Bovolone, eccetera, così Campobasso, cioè veramente metà dei comuni italiani è indebitato con le banche, le 20 banche che abbiamo detto all'inizio, straniere, che vendono questi hedge fund. Sono pazzi, semplicemente pazzi, incompetenti, incapaci, idioti, semplicemente rincoglioniti, scusate l'espressione, venduti. Semplicemente eterodiretti, diciamo così. Infatti quando sento parlare di amministratore locale mi viene il coltello tra le mani. Amministratore locale, mi sono fatto leggere come amministratore locale. Ecco qua, il risultato delle amministrazioni locali. Intanto l'Italia centrale giace semidistrutta da 7-10 anni e nessuno fa niente, però controllo gli hedge fund, capito? I debiti, cioè l'aria fritta degli altri, per cui se nessuno paga quei debiti, quei comuni si ritrovano così. Pensate che bella opera di no fantasmagorica. No, di investimento. Grande investimento. Io compro tuo debito, tu non me lo paghi. Facciamo dopo. Ma loro possono accantonare i soldi come vogliono, perché dice io faccio delle commissioni finanziarie perché voglio investire per il capitale a resa per il cittadino. Sì, poi invece di metterli in BTP, che poi vabbè sono là, però. Capito? Loro comprano gli hedge fund, avete visto? Liberalizzazione del mercato finanziario. Non lo potrebbero fare perché dovrebbero accantonare, diciamo, in buoni postali del tesoro, che so, una cosa, dove... no, invece loro avete visto cosa fanno. Questa è una testimonianza eloquente. Credo non ci sia altro da dire. 12 anni più o meno, dal 2010, lo Stato ha sottoscritto una serie di, come dicevamo prima, di trattati internazionali. Li elenco e qui li trovate. E sono una cosa veramente abominevole, e cominciando dal Trattato di Lisbona, il MES, il Fiscal Compact, l'ERF, il Trattato di Velsen, il TISA che abbiamo detto prima, il TTP che abbiamo detto prima, il TAFTA, lo Stone Act, eccetera, 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 il MES che abbiamo firmato l'altra settimana, cioè una cessione di potere dello Stato in barba ai cittadini, ai danni dei cittadini e contro il vantaggio dello Stato a vantaggio di stati stranieri. Ma vi sembra normale una cosa del genere? Cioè un incapace, un demente allo stato della demenza più profonda, sicuramente sarebbe più in gamba, sicuramente avrebbe ottenuto maggiori risultati, eccetera. Ma vi voglio leggere la chicca, aspettate che attenzione, non demandata sovranità a stati stranieri, a istituzioni finanziarie straniere. Peggio ancora, perché gli stati oramai contano sempre, anzi non contano quasi più per niente. Gli stati seguono quello che dice la finanza. Dice la Cina è un'altra cosa che sta in mano al debito americano. Sì, si è comprato il debito, se quelli non pagano, la Cina che fine fa? Mio padre, io discutevo da ragazzino con mio padre di geopolitica, e mio padre dice: se scoppia la terza guerra mondiale, il primo stato che prenderà una mazzata in testa sarà proprio la Cina.
perché è uno Stato che c'è strutturalmente debole da secoli. Adesso sì, si sono gonfiati, ma un pallone gonfiato da, ecco, dalla finanza. Allora vi leggo questa cosa qui e poi vi lascio andare liberi. Allora, le banche sono le specialiste, si chiamano ufficialmente specialiste delle aste di Stato, cioè sono quelli che vanno, allora da una parte sono proprietarie delle banche, cioè delle agenzie di rating, cioè le agenzie di rating che cosa fanno? Valutano il valore delle azioni delle aziende, degli stati, delle multinazionali, eccetera, eccetera. E danno un rating, no? Cioè danno una quantificazione in denaro di quello che vale l'azione o l'obbligazione o quello che è, o il debito anche. E quindi sono loro che stabiliscono il prezzo di emissione delle. Mentre, allora vi dico una cosa, ecco, importante. Mentre fino al 1991-92 era già partita da prima, ma insomma diciamo in fase ufficiale consolidata 91-92, c'erano queste banche, cioè c'era la Banca d'Italia fino al 91-92 che decideva di comprare i BOT CCT che andavano invenduti, era il cosiddetto prestatore di ultima istanza, cioè era quello che andava da chi era lo Stato, il Ministero, quello che era, che emetteva quei titoli e diceva va bene, te li compro io, e quelli che stabilivano il prezzo di vendita, l'uso, l'agio che spettava le banche, eccetera, era il Ministero del Tesoro, il Ministero delle Finanze. Ed era quindi il venditore, cioè se voi dovete vendere l'appartamento, dovete vendere la casa, siete voi che dite al compratore, quanto, lui vi chiede quanto vuoi, gli dice che ne so, 50.000, 100.000, 200.000, quello che sia, e siete voi che lo stabilite. Invece siamo arrivati al punto che sono quelli che comprano, che stabiliscono il prezzo a cui il venditore dovrebbe vendere. È una follia anche questo, sotto il profilo proprio del ruolo, delle competenze, della posizione all'interno dello schema. Cioè, logicamente, una cosa del genere non c'ha senso. Qualunque cosa. In generale, quando io vendo una cosa, sono io che stabilisco il prezzo a cui la voglio vendere, non il compratore. Sì, il compratore può dire, vabbè, io ti faccio questa controfferta e ti dice no. E tu magari c'hai necessità di vendere, a quel punto accetti, ma se non c'è necessità di vendere sono io che decido a quanto lo devo vendere, no. Invece siamo arrivati al punto che con le leggi che sono state approvate fra il 91 e il 92, una serie di leggi tutte in favore delle banche, le banche sono diventate quelle che fanno il rating sul debito dello Stato e stabiliscono il prezzo a cui compreranno, per cui se ipotesi sono 100 milioni, lo Stato emette 100 miliardi di euro, le banche dicono te ne do 85, te lo dico prima addirittura, per cui sorge la duplice, diciamo, duplice conflitto, che praticamente non viene la parola, cioè questo conflitto tra compratore è acquirente e colui tra compratore e venditore, cioè il venditore, allora, viene, allora, surclassato. Le banche che domande dopo, le banche che adesso leggo sono quelle che poi detengono il pacchetto di azioni della proprietà di queste agenzie di rating, cioè sono quelle che dovrebbero comprare, che fanno finta, che fanno di dettare il gioco a un altro, in realtà sono sempre loro. Cioè questa è una follia, anche questa non c'ha senso. Cioè averlo saputo un funzionario dello Stato, diciamo degno, un magistrato, dovrebbe immediatamente mandare sotto processo questa gente qua, perché non puoi fare il gioco delle tre carte, non è corretto, non è ammesso. E allora queste qua si chiamano, queste 20 banche si chiamano INI SPA ed è italiana, Barclays Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Commerce Bank, Credit Agricole, Credit Suisse Security, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank, HSBC Bank, Ing Bank, JP Morgan Security, Merrill Lynch International. E poi c'è Monte dei Paschi di Siena, che però in realtà c'è solo il nome di italiano perché dietro ci stanno i cinesi,
Poi Morgan Stanley e Company, Nomura, il giapponese addirittura, Royal Bank of Scotland, Société Générale in Banking, UBS Limited, UniCredit Bank, che non è l'UniCredit, è Bank, UniCredit Bank è la filiazione internazionale. Allora, che vogliamo? Si sta a sto teatrino su Matteo Messina Denaro, l'hanno preso, l'hanno preso, adesso indagini, oh, la mafia, le strutture, qua c'è una struttura. Invece avevamo anni fa iniziato la magistratura, un lavoro poi interrotto, che fu indagini, si fece un'indagine territoriale sulle agenzie rating di New York che si erano permessi di declassare l'Italia in base ai criteri totalmente a cavolo di Italia. Esatto. Ecco, allora la vera indagine che per stroncare la mafia, tu devi andare a stroncare questi poteri qua, perché la mafia, la malavita, la criminalità organizzata si alimenta e viene alimentata proprio da questi, per motivi di polizia, di denaro, circolazione di mille motivi. Se tu colpisci là in cima, allora colpisci tutto il resto, ma che tu ci prendi in giro dicendoci che quello hanno preso un mafioso e poi però lasci perdere le indagini sul rating bancario, sul rating fatto da queste agenzie che si sono permessi di declassare l'economia italiana in base a che cosa? Che noi siamo la quarta economia d'Europa, anzi la terza, ed eravamo la settima economia del mondo. Ecco, questo è un discorso serio, concreto che andrebbe fatto, e quello che ci sta dando Orazio è materiale figlio non solo per lui ma per tutti noi, per continuare a divulgare questo discorso che non è niente illegalità e violenza. Qui in Italia, diciamo quelle degli altri paesi, sono state violate patentemente tutte le leggi, non solo in materia finanziaria ma anche in materia di diritto di costruzione, cioè, lo stiamo vedendo qua, hanno raccolto una mole impressionante di prove da sbattere in galera chiunque di questi signori stanno al potere, che ancora girano liberi e vanno a parlare di socialità, di redditi di cittadinanza, di opposizione, di diritti, quando invece dovrebbero stare in carcere e stanno liberi, e ci sono anche i coglioni che li votano. Ciliegina sulla torta, come dicevo, e poi abbiamo finito. Questo signore qua, Jorge Bergoglio, Jorge Bergoglio è uno dei massimi infami, visto che parliamo di infami da prima, da un bel pezzo, è uno dei massimi. Questo signore qua, che predica bene e razzola molto male, è stato condannato in Argentina a 20 anni di carcere, tanto per la cronaca, così, tanto per dire, no? Allora, questo signore qua, insieme a tutta la sua accozzaglia di pretaglia, è uno che detiene l'80% di tutta la ricchezza mondiale. Anche le banche che abbiamo citato prima sono tutte all'80% roba loro. Solo per dare un riferimento, si suppone, ed è poi abbastanza attendibile, che la Chiesa in tutte le sue varie diramazioni diciamo amministrative di vario genere in giro del mondo detiene circa 85.000 tonnellate d'oro. 85.000 tonnellate d'oro, dopo rispondiamo. 85.000 tonnellate d'oro, e tanto per capire il valore catastale di questa piovra che gira in tutto il mondo, è lo stato, pure se è un micro di stato, è lo stato più piccolo al mondo, però è uno stato che può permettersi di avere 202 ambasciatori accreditati in tutti gli stati mondiali, 202 di più degli Stati Uniti, mi pare che gli Stati Uniti ce ne hanno 187. Questo per dire che il potere della Chiesa è talmente forte finanziariamente che può comprare tutto e tutti. E tanto per fare un parallelo, a livello catastale, dicevo, a Roma, all'interno delle mura aureliane, quindi molto poco rispetto alla Roma attuale, ci sono a catasto, quindi ufficiali e lì al catasto, verificato nel 2010 dai radicali, quindi a valore 2010, 200 miliardi di euro di immobili. 200 miliardi di euro di immobili. Io sono stato buttato fuori, stavamo da 50 anni in un immobile vaticano, non ci hanno manco dato il diritto di prezzo, per cui sono una di quei notorie vittime di questa cosa.
Però nonostante questo vi dico, io sono d'accordo con quello che dice lui, però attenzione, secondo me la finanza internazionale rispetto alla Chiesa purtroppo è molto più sì, la Chiesa deterrà un sacco di patrimonio, però non la vedo così, permettimi questa mia digressione e dovrei non farla, però non la vedo così, la vedo che è influente, avrà beni immobili, ma non in questo modo da essere così forte da detenere l'80% di ricchezza mondiale, che purtroppo sì, quello lo detiene la finanza, secondo me. Abbiamo fatto tutte le indagini del caso, abbiamo non solo forti sospetti, ma abbastanza accreditate e credibili documentazioni che possono testimoniare questa nostra presa di posizione. E quindi niente, a livello italiano invece ci sono circa 2.000 miliardi di valori catastali, di immobili a valore catastale, che in genere è un terzo di quello venale, cioè di quello commerciale vero. Questo per dire, insomma, che siamo messi nelle tamaio nella maniera da affogarci dentro, senza una presa di posizione definitiva, determinata, decisa, incrollabile della volontà dei cittadini di voler riemergere da questo letamaio, nessun potere o potente lo farà mai, perché è coinvolto, perché se no, ma com'è che a noi non ci invitano mai in televisione, non ci fanno mai parlare, abbiamo scritto su Rinascita perché era l'unico che ci poteva permettere di scrivere, e com'è poi dopo non ci hanno più chiamato mai a nessun altro, e noi scrivevamo anche bene perché facevamo indagini anche fatte bene, no? Perché? È chiaro? Bene, signori, è stato un piacere, è stata una audience molto attenta, devo dire. Grazie, io poi vi ringrazio a me, perché anche io sono intervenuto all'ultimo, sono stato chiamato, convocato all'ultimo momento. Grazie a tutti. Prestatore di ultima. E ora la passa a te.